cari amici del nostro acquario, oggi volevo affrontare un esperimento con voi. In tanti ce l'avete chiesto se quei semi cinesi comprati su internet funzionano veramente oppure no. Ebbene, ho comprato una busta di semi su AliExpress di Glossostigma Emianthus calitecoides, la varietà quella con i fiori piccoli. E dopo un mese circa, eccoli qui, è arrivata la nostra bella bustina cinese piena piena di semi. In acquario ho messo io un fondo fertile della JBL, il Proscape Plant Soil. Successivamente quindi ho sparso i semi cercando di farlo quindi in modo equo per tutto l'acquario. In realtà vedrete che non ci sono riuscito molto bene, però non preoccupatevi di farlo perfettamente perché crescendo appunto l'erba riempirà i buchi. Procuratevi uno spruzzino e annaffiate il tutto, cercando sempre quindi di bagnare tutta la superficie e renderla umida. Non mettete quindi troppa acqua. Io all'interno dello spruzzino ho anche messo un po' di fertilizzante liquido, io ho messo quello della JBL, potete mettere qualsiasi altro tipo di fertilizzante liquido. Naturalmente la luce è anche un fattore molto importante, quindi dovete lasciare il normale fotoperiodo dell'acquario. Ho annaffiato due volte al giorno, verso le 10 di mattina e verso le 17, quindi anche voi per avere degli ottimi risultati dovreste farlo più volte al giorno, almeno due volte al giorno. Dopo 4-5 giorni circa questi sono i primi germogli. Dopo circa due settimane questo è il risultato e si può iniziare a riempire l'acquario piano piano, facendo attenzione a non sradicare tutte le nuove piantine. Benissimo, quindi è un esperimento riuscito, i semi funzionano. Ricordatevi di mettere un bel like se vi è piaciuto il video e di registrarvi alla nostra pagina YouTube. Ciao a tutti!